Ponte della Pestella, Marco Conti chiede nuovo collegamento. Con la demolizione del quartiere resterà isolato, dice il consigliere di minoranza Sestri, che sul tema ha presentato un'interrogazione. Minaccia di morte a una coppia di coniugi, 74enne denunciato ad uscio nell'abitazione dell'uomo. I carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico lungo 18 cm. È morto Emmanuel Cristina, ex Sampdoria e Rentella, malato da tempo, aveva 74 anni, giocò a Chiavari tra il 1976 e il 1979. Buonasera dal TG Tiguglio. Ieri vi abbiamo dato la notizia che a Sesto Levante il ponte della Pestella sarà demolito, e allora il consigliere comunale di minoranza Marco Conti chiede un nuovo collegamento in modo tale che il quartiere appunto non resti isolato. Il consigliere comunale di minoranza del gruppo Liguria Popolare Marco Conti annuncia di aver presentato un'interrogazione per chiedere il cronoprogramma dei lavori, se è stata prevista la progettazione di un nuovo ponte e le soluzioni immediate che l'amministrazione comunale intende adottare per evitare l'isolamento del quartiere della Pestella da via Sara. Come noto, il ponte della Pestella verrà abbattuto a breve. Il sindaco di Sesto Levante, Valentina Ghio, ieri ha firmato la relativa ordinanza e il ponte era già sotto osservazione dal 2018 per possibili carenze strutturali e comunque per la presenza di due pile ostacola al deflusso del torrente Petronio in piena. La sua stabilità è stata ulteriormente compromessa dalla piena del 3 novembre scorso, pertanto si è optato per la demolizione che, spiegano dal comune di Sestri, avverrà in tempi brevi, compatibilmente con le condizioni meteo, e comincerà con lo spostamento di tutti i cavidotti e le condotte dei sottoservizi presenti sul ponte. Senza un collegamento, conclude Conti, i cittadini della Pestella dovrebbero percorrere quasi 2 chilometri solo per fare la spesa o prendere l'autobus. L'amministrazione comunale di Sestri comunque sta valutando la possibilità di realizzare un nuovo collegamento progettato rispettando le norme di sicurezza idraulica per richiederne quanto prima il finanziamento. Mentre la città metropolitana di Genova ha assegnato l'appalto per i lavori di sistemazione e consolidamento delle strade provinciali di Moneglia, di Masso e del Facciù, l'appalto è stato vinto dalla ditta Ilset di Genova. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 300.000 euro, dice ancora il consigliere metropolitano Marco Conti, che prevede lavori di sistemazione e consolidamento del manto stradale, la segnaletica e la regimazione delle acque. Il decreto clima incentiva la nascita del Parco Nazionale di Portofino. Da fermarlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi. Ottime notizie da Roma, il decreto clima incentiva la nascita del Parco Nazionale di Portofino. A dirlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, con riferimento all'approvazione dell'emendamento che prevede l'istituzione delle cosiddette zone economiche ambientali. Il pentastellato rapallese, da sempre favorevole alla trasformazione del Parco di Portofino da regionale a nazionale e all'inserimento di più comuni, tra i quali anche Rapallo. La realizzazione del Parco Nazionale di Portofino e l'ampliamento dei suoi confini, dice Tosi, porterà ad abbracciare non solo i comuni della costa interessata, ma anche quelli dell'entroterra, creando così un turismo diversificato e un'offerta decisamente più ampia. Otterremo così anche incentivi maggiori e potremo quindi contare su un budget decisamente più alto rispetto al semplice parco regionale. Voltiamo pagina. Il questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, ha incontrato in municipio a Lavagna l'amministrazione comunale del sindaco Gian Alberto Mangiante. Secondo quanto riferisce Palazzo Franzoni, si è parlato delle criticità e dei reati avvenuti in città, in calo la vendita di prodotti contraffatti a seguito del progetto Spiagge Sicure attuato quest'estate. Si è parlato anche di integrazione dei soggetti sottoposti a misure cautelari e dunque con soddisfazione anche della recente introduzione dell'impiego di un detenuto nella biblioteca civica. E adesso cominciamo a parlare di movimenti politici, e nella NATO il circolo del Tiguglio di Cambiamo, che è il nuovo soggetto del presidente della regione Giovanni Totti. Il nuovo soggetto politico del presidente della regione Giovanni Totti, Cambiamo, raccoglie le prime adesioni a Chiavari, Lavagna, Cogono, Zuaglia e Levi. L'iniziativa è nata da diversi incontri avuti con l'assessore regionale Ilaria Cavo, con la quale abbiamo lavorato bene sul territorio, dicono gli assessori comunali di Chiavari Gianluca Ratto e Fiammetta Maggio in qualità di promotori di questo circolo. A Cambiamo diamo il nostro sostegno condividendo l'esigenza di dare una casa solida ai moderati nell'alveo del centrodestra.
Fanno parte del comitato Federico Messuti, vicepresidente del Consiglio Comunale di Chiavari, Sergio Segalerba, assessore del Comune di Cogono, Massimiliano Canepa, vicepresidente del CIV Ci Vediamo in Centro a Chiavari, Massimiliano Marrè, vicepresidente del CIV Centro Storico di Lavagna, Mauro Foppiano, Laura Sivori, Paolo Fritz, Antonio Consoli, Rominadis, rappresentanti della società civile. Si tratta di una realtà aperta a tutti che si svilupperà con incontri tematici per proporre progetti di miglioramento della realtà in cui viviamo, anche in base a quanto emergerà dall'incontro formativo del prossimo fine settimana a Genova, concludono Ratto e Maggio. E questa è la rotta giusta e saremo presenti con la nostra delegazione alla convention alla Fiera del Mare, dove sarà formalizzata la nascita del nostro comitato territoriale. Abbandoniamo un attimo la politica per parlare di cronaca. A Chiavari i carabinieri hanno denunciato un 47enne di Palermo che vive a Carasco con l'accusa di furto aggravato su motociclo. L'uomo, con pregiudizi di polizia, ha rubato da uno scooter parcheggiato in Piazza Verdi generi alimentari e materiale vario per un valore di circa 150 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Mentre torniamo a parlare di politica, perché Claudio Muzio verso la presidenza di Forza Italia. In regione il gruppo di Forza Italia diventerà un monogruppo e il consigliere Claudio Muzio ne diventerà capogruppo presidente a tutti gli effetti. È per me un onore, oltre che una maggiore responsabilità, dice l'ex sindaco di Casalza Ligure. Un onore perché la mia permanenza nel partito, mai messa in dubbio in tutti questi anni per rispetto delle mie convinzioni del mandato affidatomi dagli elettori, consentirà a Forza Italia di poter continuare ad essere rappresentata in Consiglio regionale. Una maggiore responsabilità perché essere la voce e il volto del partito in un ente importante quale è la Regione costituisce per me motivo di ulteriore riguardo nei confronti di tutti gli iscritti, sostenitori e simpatizzanti. Anche se presidente di un monogruppo, so comunque di non essere solo, conclude Muzio. Porto come tutti i militanti e gli elettori di Forza Italia e so di essere sostenuto da tanti amici con i quali in questi anni ho condiviso il mio lavoro e che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. Voltiamo pagina nuovamente. Il comune di Chiavari ha assunto 4 nuovi vigili urbani. Si chiamano Stefania Tommasi, Riccardo Martino, Luca Ghiara e Fabio Baiocco e prenderanno servizio ad inizio dicembre. I 4 hanno sostenuto un colloquio con il segretario generale Concetta Orlando e hanno incontrato il sindaco Marco Di Capo, l'assessore comunale Giuseppe Corticelli e il comandante della Polizia Municipale di Chiavari Federico De Franchi Bisso. Grazie alle nuove risorse, dicono Di Capo e Corticelli, saremo in grado di consentire agli agenti di essere ancora più presenti sul territorio a disposizione soprattutto della popolazione dei quartieri periferici. Minaccia di morte a una coppia di coniugi è successo ad Uscio. Infatti risalgono allo scorso agosto, quando ad Uscio un 74enne aveva minacciato di morte una coppia di coniugi, impedendo agli stessi di transitare lungo un passo vicinale, benché i due fossero titolari di una servitù di passaggio. Per rendere più credibile la sua minaccia, l'anziano aveva anche impugnato un coltello a serramanico. Ora, al termine delle indagini, il 74enne è stato denunciato con l'accusa di violenza privata, minacce gravi e molestia o disturbo alle persone. Nella casa dell'uomo i militari hanno trovato un coltello a serramanico lungo circa 18 cm ed è stato sequestrato. All'uomo è stato inoltre ritirato il porto d'armi per andare a caccia. E ora concludiamo con il calcio, anche se in realtà prima dobbiamo dare purtroppo una notizia triste, perché è scomparso a 74 anni Ermanno Cristin, che lo potete vedere in questa fotografia della seconda metà degli anni 70 sulla sinistra, mentre al centro vedete lo storico segretario dell'Entella Giuliano Esposto. Cristin, ex attaccante della Sampdoria tra gli anni 60 e 70, aveva giocato, come detto, anche nell'Entella tra il 76 e il 79. Era nato a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, e in carriera ha indossato anche le maglie di Monza, Mantova, Livorno e Acireale. Tra l'altro, quando appena sposato era venuto anche a vivere a Lavagna per un certo periodo. Mentre per il calcio giocato, Stefano Fresia non è più l'allenatore del Rapallo Rivarolese, squadra che milita in eccellenza. Una decisione, fa sapere la società, presa consensualmente e sofferta. La conduzione tecnica della squadra è stata provvisoriamente affidata a Romano Camiccioli e Fresia lascia il Rapallo Rivarolese, 12° in classifica, con 9 punti raccolti in 10 giornate di campionato. Thank you.
il buffet con menù dalle valli del Parco dell'Avito a cura del Consorzio Ospitalità Diffusa offre una montagna di accoglienza, ma ne chiediamo qualcosa di più alla responsabile. Le chiediamo il suo nome. Allora, sono Marina Bo, sono il presidente del Consorzio e diciamo che noi offriamo la nostra montagna di bontà, perché questo buffet diciamo che viene, che potranno diciamo, gustare oggi, potranno assaggiare le parti delle nostre valli, le peculiarità delle nostre, del nostro entroterra. E questa è una cosa molto bella perché riuscire a portare al mare, a Chiavari, in una diciamo, località così bella, la possibilità di apprezzare i gusti, i sapori, le tradizioni dell'entroterra è sempre un momento estremamente importante per noi, perché ci fa conoscere tutte le nostre eccellenze, perché le nostre valli sono il paradiso della biodiversità, dove è possibile veramente scoprire e incontrare persone meravigliose, racconti incredibili, ricette superlative e prodotti veramente che sono delle grandi eccellenze. Ricordiamo le valli quali sono? Sono le valli Aveto, Graveglia e Sturla. Ognuna con la sua personalità ben spiccata. Sì. La Baciocca ad esempio? La Baciocca della Valle Sturla, ma che ha le sue declinazioni, ad esempio aperto sopra la croce, la fanno in un determinato modo, con i loro segreti, cotta sotto il testo, dove però ricordo che il testo abbiamo uno degli ultimi artigiani in Val Graveglia che fa i testaroli, ma fa anche il testo dove poter la campana, dove poter cuocere anche la baciocca o altre diciamo pietanze estremamente buone. Oggi il buffet è a cura di chi? Allora, oggi il buffet è a cura di un gruppo di diciamo di nostri soci che rappresentano la Val Graveglia, ma che come loro ben fanno a chilometro zero prendono delle contaminazioni anche dalla Valle Aveto e dalla Valle Sturla, per cui usano i formaggi della Val d'Aveto, le farine della Val d'Aveto e diciamo alcune le nocciole della delle Valle Graveglia, ma anche della Valle di Mezzanego e della Valle Sturla. Alla faccia del dietologo, cos'è che non mi devo perdere? Qual è il piatto che assolutamente devo assaggiare? Allora, io spezzo questa lancia, mangiare bene, se si mangia bene non si ingrassa. E mangiare le tradizioni fa soltanto che bene, perché fa scaturire dei bellissimi ricordi. Quello che io posso diciamo consigliare è di mangiare tutto, di provare tutto, perché comunque ogni cosa ha la sua peculiarità e ha la sua diciamo caratteristica. Mi fa piacere che Silvia abbia riportato e ripresentato i biscotti a forma di mucca, perché comunque lì c'è un ricordo anche di un progetto internazionale che stiamo seguendo insieme con il Parco dell'Aveto, che è il progetto a Cambio Via, legato alla transumanza, alla riscoperta di queste antiche tradizioni. E durante un buffet fatto a Genova per la regione Liguria abbiamo presentato questi biscotti fatti a forma di mucca, che sono diciamo molto cattivanti, molto carini, però hanno questa evocazione di questo bellissimo bando che porterà anche qualche soldo sul nostro territorio, di cui noi ne abbiamo estremamente bisogno. Questi sono i micotti, sono veramente un pezzo della tradizione, perché era il cibo che i contadini portavano durante i momenti che andavano fuori di casa a fare, diciamo, a fare gli sfalci, non soltanto proprio a lavorare, cioè nel senso, perché il micotto veniva fatto il giorno prima o la mattina presto, poi veniva messo nel mandilo da gruppo e veniva portato insieme con la bottiglia di vino e i pomodori a mangiare durante il momento dello sfalcio, ed era il momento conviviale della famiglia, perché comunque durano molto e sono estremamente diciamo buoni e molto energetici, perché c'è dentro la farina di mega, cioè nel senso, per cui è cipolle e salsiccia. Cipolle e salsiccia, e poi lì ci sono tutte le varie declinazioni delle cipolle e della salsiccia, perché alcuni non ce la mettono la salsiccia, altri sì, e per cui è una cosa molto, molto bella, molto legata alla tradizione e molto legata anche al nostro paesaggio, perché vuol dire che all'epoca i contadini erano presenti sul territorio, facevano lo sfalcio, facevano presidio e mangiavano la tradizione, quello che loro avevano, il loro chilometro zero. Un motivo buono per salire fin su nelle vostre valli, beh, ce lo sta dando tutto quello che stiamo vedendo, e continuate così. Noi ci impegniamo per riuscire, ma abbiamo bisogno di tutti, e noi come consorzio ci stiamo inventando molte visite guidate alla scoperta proprio del territorio, perché anche tante persone di Chiavari non sanno quello che hanno alle proprie spalle, e quando vengono, ad esempio settimana scorsa eravamo a Val Graveglia alla scoperta dei Testetti, alla scoperta diciamo del borgo di Nascio di Cassagna, e quando loro l'hanno scoperto erano tutti effetto wow, felicissimi, e ci ritorneranno. Il primo di dicembre saremo a Santo Stefano d'Aveto
a riconoscere il centro storico, visita del castello e poi una peculiarità incredibile. Il comune ci aprirà l'archivio fotografico del fotografo Giuffra Berto, l'archivio Berto, dove potremo vedere uno spaccato della Val d'Aveto dal 1930 fino agli anni 60, e questa è una cosa estremamente interessante ed è un documento di un'importanza fondamentale. E per cui speriamo che ci siano numerosi turisti che vengano a vedere, a riscoprire questa parte di Santo Stefano d'Aveto, e soprattutto poi al pomeriggio ci sono già i mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale e i laboratori al Bucaneve, i laboratori per i bambini, per cui sarà una densa giornata di attività sia storiche, architettoniche e legate a quello che è la storia del territorio, ma al pomeriggio ci sarà tutto quello che è il discorso legato alla parte un po' più ludica e al Natale, che è una cosa molto bella. E poi penso che Santo Stefano in questo momento abbia qualche fiocco di neve, per cui sarà anche una bellissima cornice di una volta, di come vedevamo Santo Stefano quando eravamo bambini. E tutto senza andare a Bressanone? Sì, tutto senza andare a Bressanone. Tra l'altro Santo Stefano è uno dei primi paesi che ha iniziato ad avere i mercatini di Natale così in anticipo, per cui già dal 30 di novembre hanno già i mercatini di Natale, per cui forse diciamo che siamo i primi a fare il mercatino di Natale in Liguria e forse anche in Italia, ecco. Sindaco Marco Di Capua, questa mattina l'incontro con i nuovi vigili assunti dal comune di Chiavari. Continua la politica delle assunzioni da parte della mia amministrazione nel comune di Chiavari. Oltre ai tecnici che sono stati assunti nei mesi scorsi, oggi hanno firmato il contratto di lavoro che partirà dai primi del mese di dicembre, 4 neovigili assunti a tempo indeterminato, 2 vengono dal comune di Rapallo, 2 hanno avuto già esperienza nel comune di Genova. È stato un bando aperto ai giovani, l'età richiesta era inferiore ai 35 anni, sono stati sottoposti anche delle prove fisiche e il più giovane è addirittura del 1993, per cui giovani con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, di mettersi alla prova e di venire incontro alle esigenze dell'amministrazione di presenza nel quartiere e nel territorio, soprattutto quelli periferici, al fine di garantire la sicurezza e la legalità nella nostra città. Previsioni per domani, sabato 23 novembre. Cielo coperto su tutta la regione, con precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, su Savonese e Genovese di Ponente, specie nelle zone interne. Piogge deboli o moderate sull'Imperiese, deboli o del tutto assenti su Genovese di Levante e Spezzino. Vento forte da sud-est sul centro Levante. Mare molto mosso, agitato al largo. Le temperature previste. Sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell'entroterra tra 2 e 11 gradi,